torna indietro il Ciampinagnani, poi va a terra un giocatore del Ciampinagnani, si continua a giocare, Bagatini allarga per il tiro subito di Dimash. Caio Junior riesce a tenerla in campo, poi gliela ruba molto bene Raubo, che prova ad andare da solo, la riconquista Tres, attenzione al contropiede, Tres cambia lato, Caio Junior, Casassa la blocca. Quando mancano 3 minuti e 12 secondi all'intervallo, fa il suo ingresso in campo anche Skinina, il suo primo ingresso in campo in questa gara. Caio Junior si libera di Easy, poi Casassa in due tempi. Salla, parte la conclusione, Tondi mette in calcio d'angolo. Matteo Salla indietro, Skinina allarga verso Nicolodi. Passaggio per Caio Junior che poi la alza, prova il destro, Casassa in calcio d'angolo. Quarto fallo commesso dall'Olympus. Calcio di punizione già giocato, Divanei e Tondi con un mezzo miracolo evita il terzo gol del Ciampinagnani, palla in calcio d'angolo. Raubo deve andare a fare da portiere, ma Divanei conquista la sfera. Allora João Sala allarga per Divanei, poi arriva Guti, Tondi allontana, palla in fallo laterale. Dentro anche Boaventura in area di rigore, il pallone dalle parti di Sacon. Boaventura super avversario, poi il tiro, la respinta pronta da parte di Parisi. Terra per Leandrigno, difende la pressione, gran palla per Boaventura. Il tocco sotto, la respinta di Parisi, ancora Baranauskas in avanti, il Manfredonia chiude bene Mohamed. Gli altri giocatori in possesso, attenzione ancora la grande deviazione, questa volta con una mano da parte di Moretti, ha spazio per poterlo gestire, lo scarico però è errato perché lo recupera Oitomeia, 3 contro 3, Oitomeia, deviazione di Moretti. Cutrinielli, Boaventura centralmente, arriva poi Baranauskas, parte Sacon, la deviazione determinante di Strippoli in calcio d'angolo. Roster completato da Juanfran, intanto sono partite le due formazioni meta che comincia, attenzione però subito a Juanfran, tutto solo, Vieira, tornatore, Vaporacchi verso Rossetti, la ceduta Cruz, Pietrangelo è la prima azione, interviene Matamoros, ancora Matamoros, scarico, Messina, Pietrangelo, attenzione che parte in contropiede Rossetti, tutto solo, salta Pietrangelo e poi lo stesso portiere. Da Musumeci che viene pressato, riesce la Came a ripristinare il possesso, Juanfran, tocco e chiusura di tornatore. Cerca le conclusioni, pallone fuori, Silvestri, ancora Pietrangelo, formazione rossazzurra, Rossetti, Rossetti, Pietrangelo, pallone fuori, Sutton, attenzione alla respinta di tornatore che era sul palo, Sutton, Juanfran e poi il pallone che esce e calcio d'angolo, l'ha toccata tornatore, ennesimo miracolo del portiere della meta Catania Brico City. Matamoros trova Cruz, Pietrangelo, Sutton, Dovara, poi Sutton, pallone fuori, attenzione fuori Sutton per Arnon, lo va a chiudere Dovara che deve ritornare tra i pali, lo chiude Dovara, due volte Dovara, tre volte Dovara. Recasenza che regala il pallone al Pesaro, Contaborda che spara, Di Ponto, super parata. Lancio d'angolo fuori per De Oliveira, Di Ponto, grande parata, contrasto con Barra, ripartenza del 21, possibilità pericolosa con il pallone allargato per Le e spindo la uscita provvidenziale. Sorino va a gestire, cerca subito di combinare con De Oliveira, poi la finta, cerca di mettere a sedere, Gattarelli calcia sul primo palo, Di Ponto, Taborda chiude, poi però serve involontariamente Le, cerca di andare via, Giorginio l'allarga per Le, il piazzato e l'intervento di Espindola. Prima un ottimo recupero, un ottimo... Io intanto scusami Giovi perché c'è stato il tiro di Giorginio con la respinta, il pallone messo in mezzo. Possiamo vedere Taborda e Oliveira, palla di ritorno, palla allargata per Cuzzolino. La battuta di Onorio per Salas. Di Ponto. Onorio alla battuta. Vede il movimento di Cuzzolino, il pallone è un po' corto, attenzione alla possibilità di ripartenza con Ardacchione che supera tutti, non è Spindola.
tocco per Cuzzolino. Canal! Con una maglia da portiere. Intanto De Oliveira, mamma mia che parata di Ponto. Grande intervento qua, davvero non era facile per nulla. Occhio al pallone fuori per De Oliveira, sempre Di Ponto. La palla verso Pesc che vince il duello con Perugino, può calciare, lo fa, Gagno. La palla è buona per Trentin che colpisce di testa. Arillo, Fortino, l'appoggio e poi il destro di Attilio Arillo. Turmena, sinistro, dal Cin. Murillo, sinistro, Gagno c'è, poi parte Coelho. Un appoggio per Fortino, poi Arillo, Coelho e la parata di Dalcin. Pesc, il tocco per Calderoli, la grande conclusione, la grande parata di Gagno. Arriva Coelho, 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 Coelho fermato, attenzione, poi ancora Coelho che va a lottare su questo pallone. In scivolata, la tiene in campo per Fortino, punta la pezzera, Fortino la prende Dalcin. Peric, fermato, attenzione, Murillo, la palla buona per Trentin, la parata di Gagno, che cosa ha preso Marzio Gagno? Ma che cosa ha preso Marzio Gagno? L'anticipo netto di Calderoli. La palla recuperata ancora con la parata ancora di Gagno. Grasso, poi Gagno la prende, palo, non entra questa palla, non vuole proprio entrare. Lotta ancora con la conclusione, Gagno ha preso anche questa.